Signori, passo la parola a Pino Cerinto, vicepresidente del Comitato Cittadino San Nicola Città Partecipata. Buonasera, sono Pino Cerinto, vicepresidente del Comitato Cittadino San Nicola La Strada Città Partecipata e dopo tutto quello che ha detto Nicola mi sembra ovvio come se fosse una ripetizione. Diciamo questo. Il Comitato Cittadino, insieme al Corriere di San Nicola La Strada e in condivisione con tante altre associazioni presenti sul territorio, associazioni ambientaliste o meno, hanno voluto fortemente questo convegno per dire, lo ribadisco, lo ribadirò diverse volte, no a un biodigestore anaerobico in località Pontesemice. Questa mia introduzione iniziale non può essere un intervento né di tipo politico né di tipo partitico, ma una semplice introduzione ad una conferenza e mi auguro alla fine ad un dibattito a domande dei cittadini per portare alla vostra conoscenza le ragioni del nostro no per una scelta di un sito inidoneo per le sue peculiarità, dove poter destinare un biodigestore anaerobico. Tutti perché di questo no, di qualsivoglia natura essi siano, di natura amministrativa, sociale, sanitaria, economica, paesaggistica, commerciale, vi verranno sicuramente esposti molto molto meglio di me dai sindaci dei comuni del Quadrilatero, San Nicola, Capodrise, Casaggiova, Recale, che dai relatori esperti che interverranno dopo. Al contrario, questo mio discorso iniziale è per rendervi partecipe dell'impegno, possiamo dire, quotidiano del Comitato Cittadino verso il nostro ambiente. E in effetti questo no che noi diciamo, no a Pontesemice, trova riscontro, come Nicola ha detto un attimo fa, nel nostro statuto e nelle istanze dei cittadini che noi spesso ascoltiamo. A proposito di questo voglio proprio leggervi alcuni capoversi del nostro statuto. Lotta all'inquinamento, allo spreco, all'uso irrazionale delle risorse naturali dell'energia, con particolare riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti. Tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali. Quello che noi stiamo cercando di fare stasera insieme a tutti quanti voi. E un piccolo ricordo del passato per quanto riguarda il nostro trascorso con tanta gente, ma soprattutto con il nostro presidente onorario, mi chiedo scusa Don Oreste, per quanto riguarda l'altra zona ASI di Caserta, l'Outaro, una vera e propria capitale della Monnezza, dove aziende insalubri convivevano con tanto e tanto di quel rifiuto particolare, lecito o illecito, tossico, e sversato e occultato insieme al rifiuto urbano depolare. Ora siamo di nuovo qua questa sera per ribadire questo no assoluto alla scelta di questo sito inidoneo Pontesemice, va bene? E voglio semplicemente enunciarvi alcune ragioni perché noi diciamo no. Il no è secco perché abbiamo già dato tanto con loro. Il no è secco perché l'impianto che si andrà a realizzare avrà una capacità di smaltimento del liquido di 40.000 tonnellate, ben al di sopra delle 10.000 tonnellate prodotte dal comune di Caserta. E quindi da questo scaturisce il terzo no secco, perché il biodigestore non deve servire semplicemente e solamente il comune di Caserta, ma deve servire tanti altri comuni, per cui la scelta non è del solo sindaco del comune di Caserta, ma diciamo dell'autorità di ambito territoriale del lato. E quindi localizzare un tale impianto, la scelta, ritorno di nuovo, e non è del sindaco di Marmarino. Il no secco è perché 26 milioni di euro di sovvenzioni della regione non valgono la vita di un solo cittadino del Quadrilatero. E diciamolo, ve lo dico ancora, un altro no secco, perché sono medico radiologo in pensione.
Ho lavorato per circa 30-35 anni in tanti ospedali della zona, da Caserta a Maddaloni, a Marcianise, ad Aversa, allo stesso Giuliano, e ho potuto vedere l'incremento delle patologie, dalle più semplici alle più complesse, legate al nostro ambiente di vita. In conclusione, sarebbe bastato ricordare da colui che, o da coloro che faranno tale scelta, un poco il passato e ripensarci un attimo. Noi vogliamo dire a queste persone di rispettare le istanze dei cittadini, perché loro non fanno altro che chiederci e chiedere a loro stessi di vivere un ambiente più sano, e sicuramente non hanno nessun interesse di parte. In conclusione, siamo consci che, come ha detto già Nicola, che c'è una necessità di attuare un'impiantistica efficace dei rifiuti, che sia virtuosa e rispettosa dell'ambiente, ma anche degli interessi e della salute dei cittadini. E non abbiamo la pretesa di risolvere con questo solo convegno il problema, però possiamo dire che abbiamo l'ambizione di voler far sapere in ognuno, a tutti quanti voi, che in modo che potete fare un'opinione personale, cos'è un biodigestore anaerobico, e in modo da allocarlo in qualsiasi parte che non sia da danno per il nostro ambiente. Grazie. Seconda lettura dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e sulla potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia. Alleluia. San Nicola la strada mi dice grazie, mi dice grazie Mariano Matteis. Grazie a tutti voi per la pazienza e state con noi, grazie, grazie. E mi dice grazie Pino Cerito. Da parte del Comitato Cittadino, grazie a tutti per la partecipazione. E tutti insieme lottiamo. Grazie.